Beh, sono parole rassicuranti di iniziativa politica e anche di battaglia di presa di posizione. D'altra parte la Lega è coerente con un atteggiamento avuto sempre in questo periodo, a differenza di altre forze politiche, ma trasversalmente prese, non necessariamente di una parte politica. Adesso do la parola a Marco Versari, che è il presidente di Asso Bioplastiche. Prego. Buongiorno a tutti, grazie per l'invito e proprio se siamo qui è anche una testimonianza attiva e fattiva del fatto che la collaborazione c'è, esiste, in questo momento ci sono test in corso, prove presso tutti i principali trasformatori. Diciamo, se devo dire in un giudizio complessivamente non certamente positivo della storia di questa proposta di direttiva monouso, ecco, c'è stata grazie a questa discussione una enorme accelerazione di attività nel settore dell'uso dei materiali plastici biodegradabili e compostabili nel settore del monouso, che credo nel lungo periodo, se le cose che sono state dette oggi, cioè di analisi di come questi materiali nei modi e nei tempi possono essere inseriti nelle linee produttive, potranno andare a confermare quella leadership che l'Italia ha nel settore. Visto che l'onorevole Gardini è stata più volte citata per la sua attività intensa in questo settore, lo faccio anch'io, perché ricordo molto bene, anche con una certa emozione, quando lei al momento e al tempo della votazione della direttiva Lightweight Carrier Bag, quindi la direttiva sui sacchetti monouso, la vedevo governare i voti degli emendamenti e vedere che gli emendamenti sostenuti dall'Italia e da lei in particolare vincevano regolarmente contro gli emendamenti che erano sostenuti da un altro paese, in quel caso la Germania. Ecco, quindi voglio dire, l'Italia quando fa sistema e quando riesce nel tempo a fare squadra e spiegare le proprie motivazioni è in grado di vincere con larghissime maggioranze le votazioni a livello europeo e lo ricordo a me stesso prima di tutto, che quel voto è stato la base per la creazione della leadership industriale italiana nel settore dei materiali plastici biodegradabili e compostabili, perché oggi se voi andate in un supermercato islandese e usate una busta della spesa, la busta di spesa biodegradabile è fatta molto spesso o con materie prime prodotte in Italia o trasformata da trasformatori italiani. Se andate in un supermercato di marca francese in Romania, trovate una busta della spesa biodegradabile e compostabile fatta molto spesso con materia prima prodotta in Italia e spesso e volentieri trasformata da trasformatori italiani. E questo in diversi altri paesi. Vorrei ricordare, dunque, per andare avanti, ecco, perché le plastiche biodegradabili e compostabili non sono la soluzione dei mali della terra? Nascono 25 anni fa per aiutare la raccolta differenziata della frazione organica. Quindi non voglio parlare di marine litter, di plastic soup, parlo di raccolta della frazione organica. In Europa si producono 100 milioni di tonnellate di scarti organici, che è già un numero stratosferico, pauroso in termini di spreco. Ed è ancora più spreco perché i 2/3 di questa frazione organica non vengono ancora raccolti. Solo 1/3 della frazione organica generata in Europa vengono raccolti. E grazie alla raccolta della frazione organica, dove c'è e diventerà obbligatoria solo nel 2023 con il pacchetto della Circular Economy approvata, grazie alla raccolta differenziata della frazione organica sarà possibile chiudere il ciclo del carbonio e riportare sostanza organica, humus, nel terreno.
ed è l'unica attività che noi riusciamo a fare per fissare la CO2 nel suolo e trasformarla in fertilizzante. Però perché sia fertilizzante bisogna che sia pulito. Cioè il compost deve essere compost, non compost e qualcos'altro. E dato che la raccolta differenziata, per poter essere efficace, utilizza dei sacchetti di plastica, perché la plastica tiene l'acqua, perché la plastica è trasparente, tutti i motivi che abbiamo detto prima, la plastica va benissimo, però nel compostaggio non va bene perché non è biodegradabile e compostabile. Ed è per quello che è compostabile, non è una diminuzione essere compostabile, è uno standard europeo armonizzato che permette di parlare tutti la stessa voce nella gestione integrata dei rifiuti. Quindi le plastiche sono compostabili perché è richiesto dalla normativa europea per permettere il riciclo organico. Ed è per quello che sono state sviluppate compostabili. Poi dirò due parole anche sulla biodegradabilità in generale. Quindi chiudiamo il ciclo del carbonio e grazie alla raccolta differenziata di cui l'Italia è leader, ricordiamo, il sistema del porta a porta l'ha fatto l'Italia e funziona anche grazie alle bioplastiche. E partendo dai sacchetti siamo passati alle buste della spesa grazie alla direttiva europea, tant'è che poi le buste della spesa in Italia sono diminuite di oltre il 60%, però non abbiamo ucciso l'industria della trasformazione della plastica. Non abbiamo demonizzato un prodotto, ma lo abbiamo valorizzato dandogli un fine vita che va a risolvere un problema. Da questo sono discese altre applicazioni, come piatti, posate, bicchieri, non come soluzione dei mali della terra, ma per rendere efficace e efficiente il recupero della frazione organica, prima di tutto nelle feste, nelle manifestazioni, dove era complesso usare sistemi di lavaggio o dove era più semplice che usare materiali plastici tradizionali. Quindi non buoni, non cattivi, efficaci ed efficienza, cercare di risolvere un problema. E in questo modo è stato anche possibile, per esempio, arrivare a oggi l'esempio di Milano Ristorazione. Ricordiamo Milano, la più grande città d'Europa che fa il porta a porta, raccoglie 100 kg di umido all'anno contro i 40 di Berlino, tanto per dire quando parliamo Italia, Germania, ecco. E ogni giorno vengono forniti da Milano Ristorazione 70.000 pasti con materiali che resistono a oltre 90 gradi di temperatura. Quindi stiamo parlando di materiali che sono perfettamente coerenti con quello che viene richiesto da una struttura che industrialmente opera in un sistema di gestione integrata di un servizio e di un rifiuto. Io non voglio mettermi a fare questo tipo di discorsi perché è già stato detto prima, cioè c'è un problema, ma questo problema, voglio dire, l'industria ha nelle proprie corde la possibilità di risolverlo. Per quello che ci riguarda, noi vogliamo risolvere il problema della frazione organica. Grazie alla raccolta della frazione organica, il sistema industriale delle plastiche biodegradabili e compostabili sta crescendo molto rapidamente, sta facendo rientrare lavoro in Italia. La legge sui sacchetti ortofrutta, ricordi, i sacchetti ortofrutta erano i rotolini, quelli dei supermercati, erano tutti fatti in Estremo Oriente in plastica tradizionale. Grazie alla normativa oggi sono quasi tutti fatti in Europa e per la larghissima parte in Italia. Questo ha riportato posti di lavoro, investimenti, macchine che sono state comprate, estrusori e così via. Quindi è importante anche ragionare nel lungo periodo su quelle che sono le ricadute di certe normative rispetto ad altre. Vado, perché poi non voglio tediare, il glossario: biodegradabile, rinnovabile, compostabile. Allora, biodegradabile in quanto tale non vuol dire niente, come veloce, come alto, abbiamo bisogno di unità di misura. Compostabile serve per dire che è un materiale biodegradabile in un impianto di trattamento, come vuole la normativa. Esistono dei materiali biodegradabili in suolo, servono agli agricoltori, e ci sono delle normative che permettono di valutare questa biodegradazione. Esistono i materiali biodegradabili in ambiente
liquido. Ci sono già i materiali per la cosmesi, le cosiddette microsferule, che servono per andare a intercettare il problema della biodegradazione negli impianti di trattamento delle acque. Esistono dei materiali biodegradabili in mare, ma la biodegradazione in mare non è la soluzione dei problemi della plastica nel mare. Cioè, nel mare la plastica o la bioplastica non devono andare. La biodegradabilità marina è una questione di risk assessment che l'industria delle bioplastiche è pronta a sostenere, perché questi materiali ci sono. L'ultima cosa la devo dire, si è parlato di land grabbing. Ovvero, cosa succede se andiamo a produrre più bioplastiche? Allora, attualmente il fabbisogno di materie prime rinnovabili da parte del settore delle bioplastiche vale lo 0,02 della SAU, della superficie agricola utilizzata, per la quantità di circa 2 milioni di tonnellate. Nello stesso tempo i biocombustibili valgono l'1% del consumo del territorio. Le bioplastiche non sono il problema del consumo degli alimenti. Noi siamo pronti a collaborare, siamo qui perché ci crediamo e crediamo che facendo squadra nei tempi e nei modi che la politica ci darà, saremo pronti a fare sì che anche nel settore del monouso l'Italia sarà la prima in Europa e non solo. Grazie. Grazie. Concludiamo i contributi dal mondo delle imprese e delle associazioni che sono magna parte di questo convegno con Patrizia Di Dio. Leggo per esteso le sue qualifiche, sono lunghe. Membro del Consiglio nazionale della Giunta con delega all'ambiente, energia, sostenibilità e utilities della Confcommercio, Impresa per l'Italia. Prego. Grazie, buongiorno a tutti. Sono contenta di essere qui e vi ringrazio per l'invito, perché per la plastica, causa e simbolo del disastro ambientale che incombe, siamo comunque a una svolta, non fosse altro che per questa comunque riflessione a cui ci ha spinto questa ardita direttiva. E finalmente, devo dire, dopo inerzie colpevoli, dopo inconsapevolezze diffuse, e la Commissione europea si prepara ad arginare dal 2021 la diffusione della plastica monouso con una direttiva che a regime comunque dovrebbe ridimensionare di molto uno dei principali elementi di littering. Siamo a una svolta, a un avvio comunque, sebbene tutte le riflessioni, i contenimenti e gli arginamenti di questa direttiva potremmo essere a un avvio di un processo comunque virtuoso. Si tratta di ridurre il peso nefasto di prodotti che danneggiano l'ambiente, la salute, con effetti gravi, parlo per esempio per il mondo che noi rappresentiamo, del turismo, o comunque la pesca, il trasporto marittimo. Per questo Confcommercio è attiva da tempo, è attiva, vigile, con azioni e progetti per osservare l'ambiente, per informare e sensibilizzare cittadini e imprese, e si è all'avvio di una svolta rispetto a un processo virtuoso, perché comunque siamo lontani da una dimensione giusta, perché se vogliamo e dobbiamo volerlo riguardare al futuro, se vogliamo e non possiamo non volere, il passaggio da un'economia lineare a una circolare è necessaria per una visione comunque globale dell'economia. Tutto deve essere dentro un quadro sostenibile. Parliamo dalla parte del mondo delle imprese, che rispetto a chi produce comunque ha una funzione importante e molto spesso ha un riflesso impattante comunque sull'ambiente. E invece produzione, distribuzione, trasporto, servizi, ma anche istituzioni e cittadini. L'abbiamo già detto anche prima, ho sentito quanto sia importante il fatto della cultura, di informazione, di un'autoresponsabilità da parte di tutti nei nostri anche usi quotidiani. Quindi l'impegno di tutti. Sono molti i consensi
che stiamo vedendo arrivano alla lotta contro la plastica monouso, vediamo che molto spesso questi consensi sono appunto così diffusi perché non aderiscono, poi aderiscono più a una posizione ideologica, però comunque è pur vero che la paura è dilagante, quindi la paura rispetto a comunque la difesa dell'ambiente, che è un nostro precipuo compito e dovere e impegno, e quindi magari si è teso a demonizzare qualcosa che non si conosce. Quindi benvenga anche questa accelerazione riguardo a una consapevolezza e a una maggiore informazione anche riguardo a quello che comunque è più impattante per l'ambiente e quello che lo è meno. Quindi comunque è stato un bene, possiamo dircelo guardando al bicchiere mezzo pieno, ma servono comunque azioni e strumenti per costruire un sistema in cui certi prodotti di plastica non vengano semplicemente eliminati dal mercato, ma possano avere una nuova vita mediante adeguati raccolta e riciclo. E cosa che giudico assolutamente fondamentale, non solo per ridurre i rifiuti immessi nell'ambiente, ma per far flettere il ricorso a fonti fossili per creare nuovi materiali, per poter contenere le emissioni gassose nell'atmosfera che proprio la plastica rilascia. Insomma, dobbiamo parlarci chiaro e limitarsi al veto dell'uso di certi prodotti, siamo d'accordo, può essere addirittura controproducente, se non si individuano invece alternative efficaci e se non si incentiva un mercato per assorbire i prodotti biodegradabili o derivanti dal recupero e riciclo. Per questo insistiamo su una visione globale, che è necessaria anche sul piano delle leggi. Se questa viene meno, si corrono seri rischi, a cominciare dalla concorrenza, per esempio, tra i comuni. Molti si è citata, io vengo da Palermo, vengo dalla Sicilia, è stata diciamo più volte citato come esempio anche sì, su delle ordinanze sindacali, piuttosto di quanto comunque consumano. Comunque la Sicilia è la regione più popolosa, in qualche modo determina anche delle tendenze e fa statistica. E comunque molti, come dicevamo, hanno emesso delle ordinanze che vietano, limitano l'utilizzo sul loro territorio di prodotti in plastica non monouso, anticipando il dettato europeo, non sapendo nemmeno come si debba poter sostituire la plastica monouso. È comunque evidente che un mancato coordinamento a riguardo applica e complica i rapporti poi oltretutto anche con i territori limitrofi. E tornando al punto di prima, il passaggio dall'attuale modello di economia lineare a quello circolare richiede certamente cambiamenti radicali nelle strategie di policy e nei modelli di mercato, in quelli di servizio e di consumo. E se le imprese innovano nell'ecologia, i consumatori devono innovare anche loro e possono essere con una comunicazione accorta che tutte le aziende, anche noi che siamo la filiera distributiva, diciamo che ha più diretto contatto poi col pubblico, devono appunto essere indotti all'acquisto di determinati prodotti solo se ritenuti per esempio competitivi e facilmente raggiungibili. Non esistono svolte epocali, e siamo invece prossimi a questi, se si muovono su percorsi a senso unico. Per questo, altro punto cruciale, è la ricerca. Senza il suo sviluppo non c'è transizione adeguata, perché per cambiare bisogna modernizzare tutto, anche il mondo imprenditoriale, che in Italia è fatto in prevalenza, vorrei ricordarlo, di piccole imprese che operano più nei servizi ed è nel terziario avanzato, nel terziario, dalla distribuzione al trasporto, che è proprio il mondo che Confcommercio rappresenta, e che non sul piano propriamente industriale. Allora, per esempio, gli incentivi, i fondi e le agevolazioni riservate all'economia andrebbero pertanto ripensati per garantire un ampio uso delle agevolazioni che non sia limitato soltanto al settore produttivo, anche perché, come dicevamo prima, anche da un punto di vista di
adeguamento, di maggiore consapevolezza e cultura e informazione dell'utente, probabilmente la filiera, quella distributiva, è quella ancora più importante. E quindi l'esigenza è di conciliare la crescita economica ed equa distribuzione delle risorse in un nuovo modello di sviluppo che è diventato oggi un processo continuo e richiama la necessità di coniugare tre dimensioni fondamentali e inscindibili dello sviluppo, quella ambientale, quella economica e quella sociale, che sono tra loro strettamente intrecciate e collegate da una molteplicità di connessioni. Nessuna è indipendente dall'altra. Ogni programmazione deve tenere conto di questi nessi, che sono fondamentali. In questo senso le proposte di sostenibilità che vengono direttamente dalle imprese, queste andrebbero incentivate e promosse da progetti di filiera, come il progetto per esempio che Confida presenta oggi alle esperienze di divulgazione e informazione al consumatore. E tra questi troviamo interessante per esempio condividere il DDL Salvamare, approvato di recente dal Consiglio dei Ministri, che introduce importanti agevolazioni fondamentali per gli operatori ittici che contribuiscono alla raccolta dei rifiuti per esempio in mare. E sarebbe stato importante per esempio fare un passo in più, destinando tali agevolazioni anche ai nostri operatori turistici, che in ugual modo contribuiscono e possono contribuire volontariamente a iniziative di raccolta, prevedendo per questo scontistiche per esempio su Matari. Chiedo scusa, deve... Sì, ho concluso. Perché siamo verso la fine. Ecco, quindi diciamo per concludere abbiamo bisogno di maggiore semplicità nel rapporto per esempio quindi con la burocrazia e abbiamo bisogno quindi di regole che non generino concorrenze sleali tra operatori e territorio, e dobbiamo mettere a punto dei controlli per evitare anche dannose e ed è una migliore utile, una migliore competitività nei confronti dei propri stakeholders. Per arrivarci, concludo, occorre ripensare il sistema attivando sinergie di rete tra imprese, istituzioni e consumatori che sicuramente si possono e si devono attuare. Grazie per l'attenzione. Grazie. Grazie per il servizio. Abbiamo concluso la parte dei contributi del mondo delle imprese e delle associazioni. Io però ho una serie di politici che ci hanno gentilmente raggiunto e siamo addirittura d'arrivo, ma ce la facciamo, vedrete. E do la parola alla senatrice Pasquale Abate, Commissione Territorio e Ambiente del Movimento 5 Stelle. Prego. Ah sì, e ce l'ho scritto così. Qual è il nome che utilizza? Patti. Grazie. La senatrice per Patti e la Patti, sì. La ribattezziamo subito. Infatti mi ha chiamato, io non mi stavo alzando perché... Bene, io vi ringrazio, è sempre un piacere venire, specialmente quando ci sono le aziende, perché sono il cuore della nostra penisola, le piccole e medie imprese. E il mio punto di vista non è appunto solo quello politico, come al solito, ma è anche molto molto tecnico, occupandomi un po' di ego design, eccetera, eccetera. Quindi avrei voluto ascoltare anche gli altri interventi, ma ahimè bisogna anche essere presente ai lavori di commissione, quindi avevamo anche quello. Devo dire che anch'io ho qualche DDL che riguarda la plastica. E in passato quando c'è stata appunto la legge di bilancio, c'era anche nel super emendamento, c'era anche un mio emendamento che era un po' a favore invece delle piccole e medie imprese, appunto perché quando uno fa un'analisi dei cicli di produzione e conosce l'ambiente imprenditoriale, non solo dei produttori ma anche quello che viene dopo, quindi la commercializzazione, la distribuzione e tutto il resto, si rende conto che economia circolare sì, ma abbiamo un trade-off fra ambiente, quello che noi vogliamo cambiare, ma anche sostenere quello che è il tessuto delle piccole e medie imprese. Non è facile quindi legiferare e fare qualcosa che vada in tutte e due le direzioni, ma quello che è alla base, che sicuramente può aiutarci, come dico spesso, per ridurre al minimo quello che possono essere i problemi, perché in me le abitudini bisogna cambiarle, ma dobbiamo cambiarle tutti, e l'unica cosa è quella di riuscire a dialogare il più possibile, collaborare il più possibile, perché solo voi sapete quali sono i punti critici della filiera, quindi sia della produzione che quello che c'è,
E dall'altro canto, insomma, la parte poi scientifica sa quali sono gli impatti ambientali che questi prodotti producono. Quindi che cosa devo dirvi? Sicuramente l'Europa, ecco, ha deliberato e queste cose si devono fare, ma cerchiamo di fare cosa? Di ridurre, io vorrei far porre attenzione a questa frase, ridurre i rifiuti di plastica, che è diverso da dire ridurre i prodotti, sono due cose diverse. Ridurre i rifiuti di plastica significa agire molto, ma veramente fortemente sugli stili di vita, sulle abitudini, sulle modalità della popolazione. Perché ieri ero a un evento a Milano dove abbiamo presentato, non so se posso dirlo, un contenitore particolare per una grossa azienda che produce gelati, che fra un po' verrà messo in commercio. E c'era un ragazzo che è un testimonial, e quello che fa è lui percorre i fiumi, perché i fiumi, e porta questo messaggio con la sua nave, con la sua barchetta, e vede quanti rifiuti ci sono. Perché in realtà i rifiuti che arrivano al mare, da dove arrivano? Dai nostri fiumi. E perché noi non riusciamo a bloccare i rifiuti e non farli arrivare ai nostri fiumi? Quindi questo non ha nulla a che vedere con il tipo di produzione che abbiamo. Noi sulla produzione possiamo agire, migliorare sugli impatti ambientali, global warming, perché riduciamo magari la quantità di energia, passiamo a una fonte rinnovabile invece di una, diciamo, a base di combustibili fossili, battiamo di molto la CO2 in atmosfera, ma probabilmente possiamo avere un prodotto che, se è in plastica, rende anche dal punto di vista merceologico, ed è quello, e deve essere usato quello, ma dobbiamo agire sicuramente sulle modalità che ha poi il cittadino, e quindi evitare che una barrettina, un cucchiaino, un tappino finisca nei nostri fiumi e poi vada al mare. Quindi veramente c'è da ragionare, fortunatamente ci sono molti centri di ricerca che ci aiutano, e come c'è Enea, c'è Ispra, e voi che da voi noi dobbiamo prendere veramente le idee, quali sono i vostri problemi. E io la vedo in questo modo, vedo sicuramente molta ecodesign, e una parte, sono convinta che una parte dei nostri prodotti che sono usa e getta devono essere fatti in un altro materiale, che appunto deve essere compostabile e biodegradabile. Poi magari ci sono altri oggetti che non devono essere biodegradabili, perché magari devono essere resistenti nel tempo, ma devono essere fatti di plastica. Poi sentivo e so di problemi di alcuni prodotti particolari che a quanto pare non reggono dal punto di vista proprio meccanico-fisico con la nuova materia prima. Quindi cosa significa? Che ogni prodotto va studiato e va visto a sé, perché le caratteristiche proprio d'uso sono differenti. Quindi un discorso lo posso fare: se ho fatto un'analisi chiara di tutta la situazione, posso veramente effettuare un viraggio. Per esempio, una cosa positiva che io vedo della, appunto, Comunità Europea, è il tappino che deve essere bloccato sulla bottiglia, e quella è una cosa veramente ottima, l'ho sentito anch'io, perché ci si mette poco a fare questa variazione, ma al tappo è giusto che sia sul suo contenitore fino a fine vita, perché in questo modo io posso poi recuperarlo. Non c'è, ripeto, purtroppo, quando andiamo nel nostro futuro, un qualcosa che ci assicuri che tutto vada bene e non dobbiamo fare dei sacrifici. I sacrifici devono essere fatti da tutte le parti, perché così, questo è il nostro unico territorio, i nostri unici, come dire, luoghi in cui ci saranno anche i nostri figli, e ahimè le problematiche ambientali esistono e sono presenti, sia a livello locale, sia se faccio un discorso a livello globale di global warming, perché, come dire, tutto è collegato. Quindi un'azione che posso fare in questo posto in Italia, o un'azione fatta in un altro luogo, comunque sul ciclo del carbonio appresa, e quindi il riscaldamento globale creerà problemi sempre ai nostri figlioli, che un domani non si troveranno, si troveranno una terra arida, si troveranno i monsoni, si troveranno
il mare che crescerà in altezza, e sono cose purtroppo reali. Quindi, ripeto, cerchiamo veramente di collaborare. Noi abbiamo una grande apertura. E il ministro Costa è molto attento anche a quello che viene anche dato. Dite così, no, ma non è vero. Guardate che dovete. No, no, parliamone. Dovete essere molto attenti anche. Signori, dovete essere anche molto attenti a quello che. Chi viene magari molte volte in questi messaggi dettati, perché io gli ho anche sentito dire che ci sono appunto progetti, alcuni prodotti che sono materiale plastico, che devono essere resi però duraturi nel tempo. Questo significa che devono ancora esistere. Non è che vogliamo fare plastic free, significa eliminiamo tutto, non è così. Il plastic free io lo vedo sotto la visione rifiuto in plastica, ma non prodotto. Il prodotto ci può essere la riconversione di alcune cose, ma altre no. Se altri siamo bravi, e qui è chiaro che noi dobbiamo venire incontro, possiamo tenerli così, ma fare in modo che siano durevoli nel tempo e che non vadano a finire in luoghi dove non devono andare, ma devono andare a essere riciclati o riutilizzati. Io ve lo dico precisamente, molto chiaramente, spingerò molto per... i prodotti alla spina come un contenitore che si possa riutilizzare. Io spingerò molto per queste cose. Sarà un po' difficile all'inizio magari per lo so, ma sarà, lo so che è difficile per voi che avete poi la distribuzione, ma secondo me cambiare solamente modello di vita. Guardate, non è che l'Italia si è inventata qualcosa, negli altri stati questo lo fanno da tempo, lo fanno. Perché noi allora non possiamo essere così bravi come loro? Lo fanno, io porto, posso portare vari veramente esempi. Io vorrei chiudere qui perché devo dar posto anche ai miei colleghi di dire la loro. Vi ringrazio. Signori, la senatrice Rabbate è venuta a darci l'opinione di un partito, che è un partito di governo, che ha un ministro, esprime un ministro, e che va, e il fatto che sia qui a parlare è anche una prova di intelligenza e di contributo e di coraggio. Do la parola ora alla senatrice Cinzia Bonfrisco della Lega, Commissione Politica dell'Unione Europea. Buongiorno a tutte e a tutti. Permettetemi intanto di fare un affettuoso saluto a Maria Giovanna Maglia, intanto che è qua e che è raramente ci degna della sua presenza in Senato, e che è un'icona del giornalismo, della libertà, che sta alla base di ogni buon giornalista, e anche di una storia di contrapposizioni al pensiero unico, no? Che si interpreta in tanti modi, come fate voi e come fa chi ha la coscienza di comprendere bene i fenomeni, di leggerli, di capirli appunto, e di provare a trovare le soluzioni più adeguate. E io per questo ringrazio le relatrici, in particolare, Presidente, lei me lo consentirà, perché ho ascoltato la dottoressa Di Dio con grande attenzione, ritrovando un sacco di questioni che ci accomunano nella valutazione. E ringrazio Elisabetta Gardini per essere qua, diciamo così, testimonianza diretta e più vicina di quello che è stato il lavoro del Parlamento europeo, che sulla direttiva della Commissione ha provato a migliorare qualcosa. C'è difficile riuscirci quando appunto il pensiero unico avviluppa ogni considerazione, ma io non ringrazierò mai abbastanza Stajano, l'avvocato Stajano, per avermi fatto conoscere qualche anno fa la grande realtà di Confida, e aver potuto comprendere anche meglio che non solo nella parte produttiva ma anche nella parte distributiva c'è una doppia attenzione che noi dobbiamo avere. Ma siccome io sono guidata in tutto questo da un'associazione straordinaria che è Fare Ambiente, io mi sento al sicuro. So che Fare Ambiente guiderà l'azione parlamentare della Lega stessa, a cominciare da Matteo Salvini, che ieri sera
ha proprio citato il professor Pepe come uno degli elementi chiave, con le sue tematiche di ambientalismo ragionevole, una delle, delle chiavi di lettura più importante di questa campagna elettorale, e quindi io sono qui a portare il mio piccolo, modesto contributo, in scia con quello che i colleghi e le colleghe hanno già detto, lo ha già detto Paolo Arrigoni, ha appena finito di dirlo la collega che, credetemi, è una collega molto preparata, che unisce una cultura, diciamo così, ambientalista a una cultura d'impresa, che è una persona molto moderata, e avercene tante come lei, invece che posizioni ideologiche, posizioni improntate a un furore che non ci aiuta né a difendere l'ambiente e né a progredire invece sul terreno di quell'economia circolare che è la vera chiave di volta, perché in virtù delle conoscenze che io ho potuto sviluppare grazie alle persone che ho appena citato, io ho compreso una questione che non è di dettaglio, e cioè che la plastica, la nostra plastica, mi riferisco soprattutto a quella più evoluta e più complessa, che è tipica della produzione italiana, no? Una plastica che non a caso si adatta al design, che non a caso è presente in molte parti della nostra vita familiare, lavorativa. Ecco, quella plastica, poiché è frutto di una scienza e del talento degli italiani che per primi svilupparono quel tipo di plastica, e non devo io ricordare a voi che dobbiamo a un ingegnere italiano l'invenzione e il brevetto del polipropilene, e beh, quella plastica per noi deve diventare un valore aggiunto, e io vorrei distinguerla e separarla, come già stato detto, dalla plastica invece di nessun valore aggiunto che noi possiamo tranquillamente combattere, mentre invece tutto, sia quella di minor valore che quella di grandissimo valore come quella italiana, deve entrare rapidamente nel ciclo del valore aggiunto, e non appartiene quindi, secondo me, come è già stato detto, all'End of Waste, appartiene a una parte di valore che noi dobbiamo saper reintrodurre nel mercato. La sfida quindi è questa. Per fare questo però abbiamo bisogno di tempo, e mi avvio subito alla conclusione, Maria Giovanna, perché non voglio rubare tempo agli altri colleghi né al vostro dibattito. Abbiamo bisogno del tempo necessario perché le produzioni possano da subito, col nostro aiuto, investire su un'ulteriore evoluzione di quella plastica, perché sia ancor di più un valore aggiunto all'interno dell'economia circolare. Però ricordandoci sempre che in alcuni casi quel ciclo che si completa e che non diventa mai rifiuto perché è già riciclato, appartiene già per esempio alla nostra distribuzione. Se io, come voi sapete meglio di me, andiamo a verificare esattamente cosa poi finisce nei rifiuti, noi troviamo alcune eccellenze della procedura italiana, tipica per esempio quella della bacchetta per girare lo zucchero nel caffè, tipica è quella che appartiene all'intera offerta di Confida, no? E delle aziende che sulla distribuzione di quel tipo sono diventate leader quasi europee oramai, e a noi piace poter insegnare qualcosa all'Europa, ricordandoci sempre che non è l'Europa la prima a doversi far carico di questo grande tema, perché l'85% delle emissioni di CO2 e il 50% della produzione di rifiuti di plastica non appartiene all'Europa, appartiene nell'ordine a Cina, India, Stati Uniti. Allora, che su quel 15% noi si faccia del nostro meglio per andare incontro a una valorizzazione dei temi ambientali in quella economia sostenibile, così come gli esperti la definiscono, io sono d'accordissimo, e sono la prima a ricordare le parole del professor Pepe. La maleducazione
la nostra maleducazione non distingue tra buon rifiuto e cattivo rifiuto, e noi dobbiamo invece salvare quel buon rifiuto e poterlo rimettere nella catena del riciclo dell'economia circolare. E sul cattivo rifiuto noi abbiamo bisogno di semplicemente, e questo certo non è facile, poter avanzare sul terreno della raccolta differenziata, che in alcune parti del paese si è già realizzata e in tante altre parti no. Allora vedete come un problema semplicemente di organizzazione della nostra vita si scarica poi non solo nei nostri fiumi, nei nostri mari, ma si scarica su una coscienza collettiva che oggi ci fa credere che dobbiamo essere ancora una volta i primi nel mondo a rimediare a un problema che l'85% del resto del mondo ha fondamentalmente generato. Noi dobbiamo invece salvaguardare il nostro modello di sviluppo, il futuro modello di sviluppo delle nostre imprese, perché a noi interessa che quell'economia sostenibile, quell'economia che oggi accompagna e si accompagna alla cultura dell'ambiente, continui a produrre posti di lavoro e ricchezza per la nostra Europa e per il nostro paese innanzitutto. Alla vigilia di un rinnovo del Parlamento europeo, io penso che tutti noi dobbiamo avere bene in mente questo. Questi ultimi anni ci hanno regalato un'Europa migliore che ci ha arricchiti, o ci hanno invece regalato un'Europa che, fissando alcuni temi, fissando regolamenti anche su cose che tranquillamente potevano fare le regioni, se non anche i comuni, potevano costituire una corretta regolazione, o invece un'Europa iperregolatoria ha alla fine solo impoverito tutti noi? Io penso che la virtù stia nel mezzo, un po' questo, un po' quello, ma oggi recuperare l'orgoglio, il valore della nostra economia insieme a una cultura ambientale che deve appartenere a tutti noi è d'obbligo, e io ringrazio Fare Ambiente per l'opera che ha fatto nelle istituzioni, non solo nelle istituzioni pubbliche della rappresentanza, anche in quelle dell'economia, come ad esempio la sua collaborazione con l'Enel, perché questo ci insegna un po' alla volta a come si deve produrre oggi, a come produrremo domani, salvaguardando la cultura d'impresa del nostro paese, il nostro talento, il nostro ambiente, che è poi quello di tutti. Grazie. Aspetta. Grazie a Cinzia Bonfrisco, grazie anche per le parole che mi ha dedicato. Noi veniamo da una lunga storia comune e siamo abituate a combattere contro il pensiero unico e a non aver paura della dannazio memoria, anche perché sappiamo di aver avuto il privilegio di essere state allieve del primo grande sovranista contemporaneo e anche del primo critico intelligente dell'Europa che non deve essere e che invece è, ai noi, diventata. Grazie quindi. L'avete evocata in continuazione dall'inizio di questo convegno e quindi con piacere do la parola a Elisabetta Gardini. Mi ha detto durante, mentre chiacchieravamo, una frase che mi ha colpito molto. Mi ha detto: venivano a Bruxelles da noi, da me, gli imprenditori dicendo: per favore aiutateci a non chiudere, a non fallire, che è una frase che io trovo terribile. Prego Elisabetta. Intanto grazie, io devo dire che grazie proprio al mondo dell'impresa italiano vivo i momenti più belli, più concreti e più formativi della mia esperienza a Bruxelles. E da quando sono a Bruxelles, dal 2008, oramai quindi un'esperienza lunga, ho imparato ad amare l'Italia, a conoscerla tanto meglio. Noi siamo il paese della biodiversità, non soltanto perché abbiamo tante piante, le nostre cose agroalimentari. Noi abbiamo la più grande biodiversità, io dico sempre, proprio nelle nostre piccole e medie imprese, nelle nostre microimprese. Ed è per quello che noi dobbiamo essere lì presenti a Bruxelles, perché dobbiamo rappresentare una tale molteplicità
città di realtà che già esistono, che già sono straordinarie, che già sono meravigliose, che già sono avanti, perché la circular economy, le nostre piccole e medie imprese l'hanno applicata prima che la pensassero quelli della Commissione. Io glielo spiego sempre ai commissari: guardate che dovete rispettare quella circular economy che già esiste. Io penso nella nostra regione, cara Cinzia, per esempio, alle ultime battaglie per i fertilizzanti, le bellissime aziende che fanno fertilizzanti di altissimo livello, proteine pure, con i cascami e quello che deriva dalla lavorazione della pelle, che se non avessimo rappresentato la loro unicità non sarebbero entrate nel mercato comune, sarebbero rimaste fuori con i danni che ne derivano. Detto questo, io credo che noi siamo di fronte ad un momento un po' di svolta. Perché noi dobbiamo, chi di noi capisce che siamo in un momento importante, ha il dovere e l'obbligo di dire chiaramente le cose come stanno, senza avere paura di andare contro il pensiero unico, senza aver paura di andare contro delle etichette che sono malsane, anche se sembrano buone, hanno imparato ad etichettare bene delle cose cattive. Tante volte i politici sono intimiditi perché dicono ma non possiamo votare contro questa cosa, l'hanno intitolata così bene che sembra che noi siamo contro una cosa buona. Io dico sempre, ma se a me danno una bellissima bottiglia di Amarone ma dentro ci hanno messo la varechina, io me la bevo perché c'è la bella etichetta? Sarei un idiota a berla perché c'è la bella etichetta. Smontiamo questo. Però c'è un problema, che è la comunicazione. Io sono anni che ogni volta che incontro, soprattutto Confindustria e il mondo dell'associazionismo, dico dovete investire nella comunicazione. Dovete investire nella comunicazione. Perché non si riesce a rompere questo fronte unico e omologato. Perché se dici le cose che loro signori vogliono, tutti i giornalisti ti intervistano, stai nei talk show, spieghi, racconti. Ma se no, no, e signori, anche i vostri giornali, tante i vostri media sono omologati, lasciatemelo dire, tante volte sono omologati, e le notizie vere che ci sono non sono mai i titoloni della prima pagina, non finiscono in rassegna stampa, sono nella quarta, nella quinta, sotto, taglio basso, taglio di qua, taglio di là. Questo è il problema che noi abbiamo, per cui poi sfidare, uno dice beh, devo essere più realista del re, allora devo sfidare la pubblica opinione, il pensiero unico con le mie, la mia povera voce che non arriva se non ho i media che la trasportano. Vi faccio un esempio che non c'entra con voi. Quando noi abbiamo fatto il regolamento sui test per gli che si fanno con gli animali, noi abbiamo avuto una marea di mail che ci dicevano devono fare i test su di te, sui tuoi figli, eccetera eccetera. Vi ricordate quella povera ragazza che sui social scrisse io vivo grazie alla ricerca, insultata anche lei, no? Sarebbe stato meglio che tu non ci fossi, delle cose inenarrabili. Bene, in questo panorama che è un po', come dire, un po' serio in tutta Europa, noi italiani siamo una, in senso negativo, un unicum, perché vennero a quel punto i ricercatori italiani, abbandonando i loro laboratori, vennero a Bruxelles dicendo per favore aiutateci perché sennò la ricerca in Italia chiude, perché noi eravamo pronti a recepirla ancora peggio, ancora. E poi dicevano agli altri, ai loro omologhi europei, ma non avete paura dell'effetto domino? Questi risposero proprio no, perché noi abbiamo comunque una pubblica opinione informata, perché nei talk show ci sono i ricercatori da una parte e gli animalisti dall'altra. Ora, io sono contenta che ci siano gli animalisti, perché sono una coscienza, sono uno stimolo, sono un controllo, ma non sono contenta se poi io non sento la voce dei ricercatori e invece sento quelle voci bastarde e bugiarde che chiamano la ricerca che utilizza il 95% topolini e cavie, la chiama vivisezione, perché qui è la battaglia delle parole, è la battaglia dei contenuti, è la battaglia dell'ideologia, è la battaglia del pensiero unico dominante che bisogna avere il coraggio di rompere esponendosi in prima persona. Allora guardate chi votate, dite alla gente di guardare, tutto si trova nell'internet. Chi ha votato questa roba
che avete capito da tutte le slide che abbiamo visto, da tutti gli interventi, non ha nulla a che vedere con la tutela ambientale, ma proprio zero, è pura ideologia. E è stata una cosa che ha voluto fortemente Timmermans, il candidato alla presidenza della Commissione dei socialisti. L'ha voluta per mettersela come una coccarda, gliel'ho detto in aula e sorrideva, ma lui l'ha voluta e l'ha fatta in tempi troppo brevi, perché va bene tutelare l'ambiente, ma non lo puoi fare in tempi così brevi facendo una cosa che sembra, può sembrare a chi è distratto, a chi non conosce i dettagli, una cosa pro ambiente, ma l'hanno fatto pagare il conto all'Italia. Gliel'ho detto, perché hanno scelto proprio quei prodotti che sono italiani. Quindi gli italiani che hanno votato a favore di questa cosa o non hanno capito o sono stati intimiditi dalla cancan che si era montato su, o non lo so, non ne ho idea. Allora, noi abbiamo fatto tanti incontri, abbiamo invitato i parlamentari a venire, alcuni sono venuti, altri no. Sono venuti però quelli della Commissione, messi alle strette, quando gli abbiamo detto, ma scusate, ma se un prodotto monouso finisce nell'acqua, che sia di plastica o che sia di un altro prodotto, siamo tanto sicuri che ci sia la differenza? Sapete cosa mi ha risposto? Perché anzi, se io metto uno di carta impermeabilizzata è pure peggio, perché ho le colle, gli inchiostri, la parte impermeabilizzante, eccetera, eccetera, eccetera. Ci ha risposto, ci sono dei prodotti che sono simbolo di uno stile di vita e noi dobbiamo educare i cittadini. Lei c'era? Ho citato testualmente? Sì. Allora, ma noi dobbiamo avere un funzionario che ha vinto un concorso, sarà bravissimo, che decide di educare 500 milioni di cittadini. Questo è il mostro in cui si è trasformata questa Europa, che poi intimidisce tutti. Allora guardate, abbiamo visto i cinesi, dico alcuni spunti qui e lì perché tutto organicamente è stato detto, i cinesi, no, che potrebbero arrivare a vendere i loro prodotti, che in questo caso sarebbero migliori dei nostri. Ma guardate che non è la prima volta che l'Europa prepara dei bei mercati per gli amici cinesi. Perché cosa ha fatto con i pannelli solari? Abbiamo messo quanti incentivi? Eravamo pronti noi? No. E quali pannelli sono venuti a venderci? Quelli cinesi. Qui stiamo preparando un altro mercato. Così con le macchine elettriche. Una bellissima intervista su Sole 24 Ore di Bombassei. Spiegava quello che io intuivo e che lui, da persona più addentro alle cose, ha detto. Se non ci danno il tempo di riconvertire le industrie europee all'elettrico, noi stiamo distruggeremo, raderemo al suolo anche quel comparto che sappiamo che è un traino fondamentale della nostra industria, e faremo un mercato per le auto elettriche dei cinesi. Allora sono tante le riflessioni che vanno fatte, e non è soltanto su questo settore, è molto più ampio, è proprio capire questa Europa come si è potuta trasformare in questo modo, come può dire di muoversi sempre su basi scientifiche e poi contraddire clamorosamente non solo le basi scientifiche, ma la razionalità, il buonsenso, il raziocinio. Noi abbiamo fatto, quando abbiamo fatto i fertilizzanti, delle battaglie, poi con tanta pazienza, io ero relatrice, con tanta pazienza e in 3 anni, quindi non in 2 mesi come si è fatto qui, siamo riusciti a raddrizzare le cose, a fare una cosa buona per tutte le nostre piccole e medie imprese, una cosa veramente buona per tutti. Ma siamo dovuti partire da un inizio che era un po' la cifra di quello che è questa Europa. Sono venuti i nostri esperti, professori universitari italiani, e sono rimasti sconvolti. Hanno fatto un ragionamento che poi è vero. Dice, fanno un ragionamento come se noi ci fossimo ancora nell'agricoltura degli anni 70. Ed è vero, perché oggi per ridurre i contaminanti hai l'agricoltura di precisione. Tu vai ad un incontro dove sono gli agricoltori e parlano di satelliti, di droni, di trattori che vanno senza più l'agricoltore che lo guida. E
invece vai a sentire una riunione organizzata dalla Commissione Europea e sembra che ci siano veramente, siamo ancora all'età della pietra, no? Con quello che sparge quintali di a mano, quintali di fertilizzanti, quintali di insetticidi, quintali di fitofarmaci, eccetera, eccetera, eccetera. Ecco, c'è una discrepanza tra la loro pretesa di essere sempre basati sulla scientificità e la contraddizione invece di una scientificità che viene sempre umiliata, disattesa e non ascoltata, che fa paura. Sono venuti a presentarci, sempre c'era il dottor Omboni, degli studi dell'Università di Ulster, Irlanda, che riportava anche degli studi dell'Università di California. Questi dicono che togliendo per esempio i bicchierini e questi monouso da alcuni luoghi si vanno a moltiplicare le possibilità di contaminazione e quelle gravi da ricovero aumentano del 25%. Non è che la plastica è nata e si è diffusa per un complotto. La plastica, a parte che è un'invenzione italiana di cui siamo orgogliosi, ma si è diffusa perché era efficiente. Perché è stata utilizzata e ha reso, come è stato detto qui, i trasporti più leggeri, si consuma di meno il carburante, si inquina di meno, si ha più igiene. Pensate a un ospedale senza, togliete gli monouso agli ospedali, è vero che nessuno ci pensa, a questa follia non arrivano, però voi capite perché il monouso si è andato diffondendo. E perché la strada maestra è quella della raccolta differenziata e del riciclo, perché la plastica si ricicla, così come si ricicla l'acciaio. Ma io penso, e sono maliziosa, che ci sia sotto anche una battaglia commerciale, perché tutte queste belle etichette proposte da questi bravi, bravissimi funzionari, e guardate che se vogliamo pensare male è più facile influenzare pochi funzionari che 750 parlamentari, mentre invece il dito è sempre puntato sui politici, questi bravi e zelanti funzionari fanno delle direttive, dei regolamenti che non sono neutrali dal punto di vista del mercato, che non sono neutrali dal punto di vista del favorire una tecnologia più che un'altra. Ma secondo voi perché tutti i paesi che producono cellulosa sono stati fra i più attivi nel votare queste cose? Ma secondo voi perché? Quando c'è di mezzo il nord, quando c'è di mezzo il legno, guardate il pellet, non si pensa mai che inquina. Le do una riflessione, senatrice, faccia qualcosa sul pellet, che è una cosa che inquina l'aria in modo veramente scientificamente provato e risaputo, ma nessuno ci pensa perché guai a toccare i paesi del nord, sempre a toccare i paesi del sud. Allora io credo che noi dobbiamo a questo punto davvero essere chiari e finisco con due ultime cose. Noi abbiamo, credo, rasentato il ridicolo sul dibattito sui palloncini. I palloncini dovevano essere anche loro toccati, poi si è deciso, no, i deputati che dicevano no, ma è brutto, se diciamo che i bambini non possono più giocare con i palloncini, che non possono avere i palloncini ai loro compleanni, ma che figura ci facciamo? Però vietiamo le bacchette. Cioè, le bacchette di palloncini che avete visto, no, sono flessibili, sono sicure, sono le uniche consentite dalla direttiva sulla sicurezza dei giocattoli. Gliel'abbiamo detto, non importa, hanno pensato anche, ma se le facciamo di alluminio? C'era un pediatra lì, un parlamentare pediatra, dice, a me non è mai capitato al pronto soccorso che venisse un bambino ferito da una bacchetta di alluminio. Potremmo forse fare le bacchette di alluminio. Cioè siamo arrivati al ridicolo. Qua siamo della serie delle zucchine, dei centimetri delle vongole e così via. Questa è l'Europa che non vogliamo. Non è che perché non abbiamo l'Europa vera, quella politica, quella della politica estera, quella che sa fare sana difesa comune, dobbiamo riempirci di tutte queste regole e regolette. Lasciateci vivere e respirare, oppure lasciate che noi del sud, che abbiamo una complessità che voi vi sognate, vi suggeriamo e vi accompagniamo e vi insegniamo qualche volta anche. Per dire perché la politica è confusa, io devo fare una denuncia qua. Direte che è la mia ossessione, ma è il motivo del mio cambio, delle mie scelte politiche di vita ultime. Forza Italia ha combattuto questa battaglia, io in testa. Bene, noi abbiamo
il Presidente del Parlamento di Forza Italia, che ha applaudito invece a questo taglio, a questo attacco alle aziende italiane. A me dispiace dirlo, l'ha fatto anche, direbbe la mia insegnante orecchiante orecchiuto, dicendo che non produrremo più i bicchieri. Ma lui non c'era quando facevamo la battaglia, evidentemente, però se n'è molto vantato e lo ha ripetuto anche ieri dopo aver invitato Greta, ha detto i rifiuti di plastica, bla bla bla, per questo il Parlamento diventa essenziale e urgente una politica di tolleranza zero contro la plastica monouso. Allora io dico, non solo come ha detto salvate il soldato Berlusconi, ma dico informate il Presidente Tajani. Questa cosa fa male all'Italia, la tolleranza zero contro la plastica monouso non ha senso, così come non è vero, diteglielo, che l'80% delle auto tedesche sono fatte in Italia, parliamo di componentistica. Io non posso continuare la mia battaglia con un capo politico di questa sorta. E voi per favore uscite dal politicamente corretto quando si parla di politica e credo che dobbiamo fare una battaglia insieme. Io forse non ci sarò nel prossimo Parlamento, ma votate quelle persone, andate a vedere come hanno votato, che hanno fatto delle battaglie a viso aperto a favore della verità e contro questa ideologia imperante. Detto questo, dovunque io sarò, mi troverete sempre a fianco a voi e a fare le battaglie che servono per un'Italia che deve essere in Europa leader e per la consapevolezza che difendendo l'Italia difendiamo una parte di Europa. L'Europa non è a Bruxelles, difendiamo una parte d'Europa che è anche una delle parti migliori dove è nata la civiltà europea. Io vi chiedo scusa se sono stata anche un po' strong, ma è un po' la mia caratteristica, sì, credo che noi abbiamo il dovere di dire le cose come stanno, la chiarezza, sì sì, no no, credo che sia a questo punto fondamentale, perché se no guardate, noi non ne usciamo, se continuiamo ad essere tiepidi, questa Europa non la cambiamo. E invece, come ha detto Monsignor Crepaldi nella sua Lectio Magistralis, noi dobbiamo forse rallentare un po' l'Unione, le istituzioni dell'Unione Europea, capire quale Europa vogliamo. Il simbolo di Notre Dame che è bruciata non la voglio prendere a simbolo di questa Europa, però lì ci siamo riunificati tutti, perché noi siamo Europa. Lo siamo, ma lo siamo prima dell'Unione Europea. E queste istituzioni europee vanno modificate, perché se no capite che con questa modalità qui non va bene. In Europa, oltre alla, e con questo veramente chiudo, oltre alla forza dei numeri, ci vuole quella che chiamano fairness, la giustizia, l'equità. Come diceva Giovanni Paolo II, non c'è pace senza giustizia e senza perdono. Allora non basta che non ci siano i conflitti armati tra di noi. Bisogna che ci sia la giustizia, che non ci sia qualcuno che vince e qualcuno che perde, diritti e doveri equamente distribuiti. Questa è la vera battaglia per un'Europa che tutti vogliamo, ma che non può stare nelle mani di pochi funzionari.